dice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Vasco Rossi, benvenuto in Puglia, come ti trovi da queste parti? Beh, molto bene, io amo la Puglia da quando ancora si chiamava Le Puglie, nel senso che da anni ormai venivo a fare concerti nell'81-82, a Bisceglie mi ricordo, e a Gallipoli. Mi piace molto questa zona perché mi piace molto la gente, che è molto, insomma, molto calda, molto accogliente, molto gentile anche. E poi i sapori che sono incredibili, perché ad esempio i pomodori, che io ho sempre odiato, da quando li ho mangiati qua ho sentito il sapore del pomodoro per la prima volta in vita mia, cioè, perché è un sapore proprio buono. Da noi i pomodori fanno schifo. Quando la vita è più facile Come trascorri qui le giornate? Ah, totale relax. La mattina faccio chiaramente un po' di movimento, mi mantengo un po' in forma solo perché poi per andare sui palchi devo essere in forma, allora lo faccio per quello. Faccio delle passeggiate, delle corsette, vado in bicicletta, dipende. Ti stai riposando qui a Castellaneta Marina dopo un tour di grandissimo successo, altro che dimissioni da rockstar. Sì, una cosa incredibile, le dimissioni le avevo date ma sono state respinte, non sono state accettate. Poi però, insomma, ricominciare era un po' un incognito, tra virgolette, nel senso che poi pensavo, sarà come andare in bicicletta, no? Quando uno, cioè, una volta che non è che disimpari. Sono molto contento di aver portato a termine il famoso tour interrotto e adesso me la godo. Questa gente che non ha davvero bisogno di presentazioni per inserirsi nelle mie faccende personali. Vasco, hai portato sul palco una potenza straordinaria, ma dove trovi questa energia? Io quando sono sul palco non lo so, mi viene dal fatto dell'adrenalina che arriva, arrivano delle botte d'adrenalina pazzesche, arriva una spinta che io rischio di volare. A proposito di giovani, Siamo solo noi, quando uscì nell'81 fu definito un inno generazionale. Oggi la rivista Rolling Stones decide che quella è la canzone italiana più bella della storia, la canzone rock più bella del secolo. Ma ti immaginavi che sarebbe stata definita così quando la scrivesti? È una canzone che è veramente la sintesi perfetta del rock, perché il rock è ribellione e provocazione, no? Quindi in lingua, cioè, praticamente il concetto che c'è dentro è lo scontro generazionale che c'è sempre tra le varie generazioni. Siamo solo noi quelli che non hanno più rispetto per niente, anche per la rete. Quando arrivano i giovani, in realtà arriva il nuovo, no? Arriva l'uomo nuovo nel mondo vecchio, quindi chiaramente il giovane lo può cambiare perché vorrebbe distruggerlo subito e farne uno meglio, capito? E il vecchio, il mondo gli deve insegnargli che ci sono però delle cose che bisogna che vengano rispettate, delle regole che bisogna. Questo scontro generazionale, quindi siamo solo noi, e quello che in pratica io avevo trasformato. Una frase che mi diceva sempre mia mamma, che mi diceva sempre: sei solo te, così, guarda la figlia di cosa, sei solo te. Allora io ho cambiato Insieme solo noi, generazione di sconvolti. Ecco Vasco, ma se tu dovessi riscrivere oggi Siamo solo noi, cambieresti qualcosa? No, niente, neanche una vocale. E non ci importa niente, neanche della gente, neanche della mente, ma insomma, certo. I giovani sono, come si dice, senza valori, non credono a nulla, o non è così? No, non è così, hanno i loro valori, chiaramente sono molto, molte volte non accettano i vecchi valori, capito? E quindi si ribellano appunto a quelli, però ne hanno degli altri. Alla musica classica, un'esperienza che tu stesso hai definito incredibile. L'altra metà del cielo torna alla Scala con 7 repliche. Te l'aspettavi? Come spieghi questo esperimento così
inaspettato. Fare questa scelta è stata una scelta molto coraggiosa da parte loro. Io naturalmente l'ho presa a basso perché mi piaceva molto l'idea, anche perché le ballate rock sono talmente musica struggente e bella che pensavo che trasformarla un po' come musica, con arrangiamenti classicheggianti sarebbe stato una cosa che sarebbe venuta bene. Non mi aspettavo che sarebbe venuta così bene, perché avevo paura che le canzoni si snaturassero un po'. E i personaggi femminili che con tutti questi anni ho descritto, le tue eroine, certo, le mie donne le chiamo cioè, perché io sono chiaramente uno molto ispirato dalle donne, perché sono sempre stato uno dei pochi motivi per cui mi sveglio la mattina, per cui mi pettino più che altro, perché sennò non mi pettinerei neanche. Vasco, ho riletto ieri la tua biografia e ho trovato che a un certo punto della tua vita avevi deciso, o stavi decidendo, di lasciare, di abbandonare il mondo della musica, è vero? No, mai. È l'amore più grande che della mia vita, insomma. Volevo semplicemente dimettermi da rockstar, però non avevo intenzione di ritirarmi mai. Bene, morirò sul palco. Allora, grazie Vasco Rossi per questa intervista, anche a nome di tutti i giornalisti della TGR della Puglia. Grazie a voi, ciao.